Con il seminario di studi I Carusi di Pirrera, tenutosi nell'atrio della Fondazione Sicana, si è concluso l'ultimo appuntamento di alchimia. L'argomento è stato tratto da due libri: il saggio storico La condizione dei Carusi della Sicilia dello Zolfo, del professore Filippo Lamanna, e il romanzo Testimoni sepolti di Michele Rondelli. Il mio libro parte da una, diciamo, esigenza, quella di non fare perdere il ricordo di una strage, 89 morti, nella miniera di Castel Termine, più precisamente nella miniera di Cozzaddesi. Quando mi sono reso conto del fatto che questo evento non trovava più posto nella memoria dei casteltermineesi, ma anche di tutte le persone in Sicilia, ho deciso di fare una ricerca. In un primo momento stavo scrivendo un saggio, poi ho virato verso il romanzo, proprio per far sì che questa strage non fosse dimenticata. Ed è una strage particolare, perché in un primo momento si credeva che ci fosse stata un'esplosione, poi in realtà si è scoperto che l'esplosione non c'è stata e che gran parte di questi sono stati sepolti vivi.